Siamo pronti, buonasera e bentrovati. In un festival come questo, incentrato sulla e sulle culture, sull'arte e la bellezza della natura, non poteva mancare una lectio magistralis del dottor Franco Farinelli, presidente dell'Associazione Geografi Italiani, docente di geografia a Ginevra, a Los Angeles, alla Berkeley e alla Sorbona di Parigi, nonché professore ordinario di geografia a Bologna. La lectio dal titolo Per una mappa del Mediterraneo sarà introdotta da Gianfranco Manfredi, giornalista, fra gli altri per l'Unità, Panorama, Messaggero e che lavora per l'ufficio stampa del Consiglio regionale, esperto in enogastronomia. Un incontro affascinante che ci farà scoprire una geografia del tutto nuova. A noi non resta che augurarvi un buon ascolto e grazie. Buonasera a tutti. Io, visto che si parla di geografia, ho portato, non so se c'è lo spazio, un piccolo mappamondo che era il mio diletto, era un mio impegno importante quando ero ragazzo. È un classico mappamondino, insomma, per studenti degli anni 60, primi anni 60, è una raffigurazione del globo terrestre che ha tra l'altro delle rotte aeree, una specie che non si vede, delle rotte aeree segnate, quindi già in qualche modo fotografa quello che era il mondo di quel periodo, con, diciamo, soprattutto l'oceano Atlantico attraversato dagli aerei, con rotte a nord, rotte a sud, insomma era il ovviamente eurocentrico al massimo, con il non solo i profili degli stati e dei continenti, ma anche quelli che erano i collegamenti dell'epoca. Lo metto qua così lo possono vedere tutti. Perché il mappamondo? Che poi esattamente si potrebbe chiamarlo il globo, perché il globo, anche se fu inventato in Germania, si può dire che in qualche modo è una grande espressione, alta espressione del Made in Italy dell'epoca, perché i globi più famosi e ambiti nel mondo erano i globi italiani. Precisamente quelli di Vincenzo Maria Coronelli, che 350 anni fa realizzava i globi più belli e più ambiti dai potenti dell'epoca, sia perché rappresentavano, diciamo, il globo terrestre, ma anche la volta celeste con i pianeti, e poi perché non erano piccolini come questo, ma insomma, forse non tutti lo sanno, ma erano dei maxi globi. Erano dei capolavori e alcuni sono sopravvissuti nel secolo, hanno diametro minimo 1,70 m fino ad arrivare a oltre 3 metri, pesano tonnellate, ce ne sono alcuni che pesano anche oltre 2 tonnellate e Vincenzo Maria Coronelli non era un genio isolato, era la massima espressione di quelli che erano all'epoca gli studi a cui era pervenuta la cultura italiana. In qualche modo anche lui personalmente era un erede delle botteghe rinascimentali, perché era uno che aveva anche una manualità particolare, aveva fatto studi di xilografia, quindi diciamo incideva all'inizio anche le sue matrici, fino ad arrivare poi a questa massima espressione che era la cosmografia e quindi poi la realizzazione di questi straordinari mappamondi. E poi, per dire un'altra cosa, che insomma, la geografia e la cartografia per tantissimo tempo hanno abitato soprattutto in Italia. Tra il 400 e il 600 nella penisola italiana, il professor Farinelli lo sottolinea, vedeva concentrate nei suoi confini i più grandi numeri di carte e di modelli del mondo. L'Italia produceva ed esercitava al massimo l'intelligence, diciamo, della planetaria sulla figura, sulle figure e sulla cartografia del mondo intero. E si spiega naturalmente con il retroterra culturale, anche con gli interessi economici che risiedevano in queste città dove erano conservati questi archivi, quindi parliamo di Roma naturalmente, ma anche di Venezia, di Genova, di Firenze, le città che avevano poi scambi planetari, e quindi all'epoca la cartografia era anche
ovviamente asservita a questi interessi corposi. E in un'intervista di qualche anno fa il professor Farinelli, che è il più grosso, il più importante geografo italiano di oggi, racconta: era custodito un patrimonio senza rivali, parallelo alla straordinaria ricchezza di capitali custodita dai mercanti italiani. Nel 1861, torniamo a Vincenzo Coronelli, questo personaggio era l'ultimo rappresentante della nostra tradizione cosmografica e in quell'anno è costretto ad emigrare. Quindi la sua Venezia, osserva Farinelli, non poteva ormai competere con la corte del Re Sole a Versailles, teatro perfetto per la costruzione dei suoi grandi globi. Da quel momento il sapere geografico oltrepassa la frontiera e non torna più da questa parte delle Alpi. Farinelli fa risalire a quella data l'inizio simbolico della decadenza della geografia italiana, un declino tangibile se in Italia l'insegnamento della geografia va scomparendo persino ormai dagli istituti nautici, pensate. Farinelli, come è stato già detto da Mattia Muraca prima Maruca nell'introduzione, è il massimo geografo italiano, ha insegnato geografia a Ginevra, a Los Angeles, a Berkeley, alla Sorbona di Parigi. E io vorrei trovare un attimo una regione a caso in quel globo e ho pensato, non so perché, alla Calabria, mi è venuta in mente questa regione, che per secoli è stata al centro del Mediterraneo, ma è stata anche, diciamo, terra di confine tra nord e sud e tra est e ovest di questa zona del mondo, terra di confine ma anche punto critico di saldatura, luogo di scontri e di incontri e luogo anche di sinapsi, momenti in cui poi avvengono i collegamenti. Per esempio tra il mondo greco e quell'etrusco, poi il mondo greco e il mondo romano, poi la chiesa di rito latino e la chiesa di rito greco, eccetera, eccetera. Monaci di ortodossi, no? Che obbedivano a Costantinopoli, e monaci che obbedivano a Roma, questi sono confrontati a poche centinaia anzi a poche decine di chilometri l'uno dall'altro, penso ai Certosini e ai monaci basiliani che erano rimasti in Calabria. Poi a un certo punto la ripresa delle rotte migratorie nel Mediterraneo è tornata di nuovo a collocare in qualche modo la Calabria in questo contesto, diciamo, di centralità del Mediterraneo, quando i disperati hanno ripreso delle imbarcazioni che in qualche modo trovavano gli approdi calabresi tra virgolette convenienti, perché erano idonei per imbarcazioni di quelle dimensioni, non, senza porti, senza approdi sicuri. La Calabria ha avuto sempre questa sventura. Farinelli sostiene che la Terra è una sfera, naturalmente, e che quindi prima o poi tutto ritorna, perché la Terra gira. E adesso ci parlerà stasera di mappe e di geografia del Mediterraneo. Nel dargli la parola vi anticipo che però per lui non c'è un solo Mediterraneo, ma ce ne sono più di uno, e sostiene che nel mondo esistono parecchi altri mari chiusi da terre, completamente quasi circondati da terre, non poche pianure liquide comunicanti per mezzo di porte più o meno larghe, che è la famosa definizione di Fernand Braudel. Se non ho capito male, si riferisce al Golfo del Messico, al Mar Caraibico, ma anche a un Mediterraneo cino-maltese, l'insieme del Mar Cinese meridionale e orientale, il Mar Giallo, i mari indonesiani e filippini. In America del Nord, a quello formato dallo stretto di Hudson e dell'omonima baia del Golfo di Fox. Ecco, ma cos'è che trasforma un semplice mare interno in un Mediterraneo vero e proprio? Lui ha risposto: i tre Mediterranei, fin qui di fatto storicamente nucleati, si configurati in unità funzionali, tutti a cavallo del tropico del Cancro e tutti all'incirca dotati della stessa medesima estensione di quello nostro, del mare nostro, come intendiamo, agiscono da strettoia di connessione tra il nord e il sud del pianeta. In un'intervista ha detto: da sinapsi tra i paesi ricchi e poveri, tra i dominanti e i dominati. Il geografo anarchico Elis Reclus affermava che la geografia non è altro che la storia nello spazio, così come la storia e la geografia nel tempo. Strabone, che è considerato il primo geografo della storia, sosteneva che il filosofo è un geografo. Secondo Farinelli, la filosofia è una provincia della geografia.
La parola al professor Farinelli. Questo. No. Va bene, cioè, che dire? Dico soltanto sull'ultima frase, e mi piace ricordarlo qui. Era una discussione che si faceva spesso con Umberto Eco, il quale sosteneva che la geografia fosse una provincia della semiologia. Allora invece io tentavo con Umberto Eco di sostenere il contrario, e ne venivano fuori delle furibonde discussioni. Ma va bene, io vi ringrazio dell'invito, vi ringrazio dell'introduzione. Cerchiamo di spiegare come funziona il mondo, perché poi i geografi hanno sempre e soltanto fatto questo. Hanno cercato di capire come il mondo funziona. E come voi sapete, oggi il mondo è complicato, è sempre stato complicato. Ma oggi ci appare ancora più complicato di 30 o 40 anni fa. Perché nel frattempo è intervenuto qualcosa che sbrigativamente noi chiamiamo globalizzazione. Guardate, ve lo dico subito, nessuno sa che cos'è. Nessuno sa perfettamente come funziona. Un sacco di cervelli, privati e collettivi, sono all'opera, alcuni molto pagati, alcuni pagati nulla, ma questo non significa nulla sul mercato. Però io sono convinto che la globalizzazione somigli tanto al funzionamento del Mediterraneo. Allora, cosa cercherò di dire oggi? Tra le altre cose, cercherò di dire che il Mediterraneo, per molti aspetti decisivi, importanti, dal punto di vista del funzionamento del mondo, funziona da modello futuro. So perfettamente che questa posizione non è condivisa da nessuno, ma questo non significa nulla nella storia del pensiero, come sapete. Ora, comincio così perché appunto lì c'è un globo. E la globalizzazione che cosa significa? Prima di ogni altra cosa, la globalizzazione significa che noi non possiamo più fare finta che il mondo non sia una sfera, non sia un globo. Qualcuno si potrebbe chiedere perché abbiamo fatto finta che non lo sia, ma certo che abbiamo fatto finta che non lo sia, per millenni. È una storia interessante questa, si è sempre saputo fin dall'inizio che il mondo fosse una sfera. Nel III secolo avanti Cristo Eratostene misura con estrema precisione le dimensioni di questa sfera. Però fino al tempo nostro, quello che noi viviamo, nessuno, in Occidente almeno, funzionalmente, operativamente, come direbbero i cibernetici, operazionalmente, ha tentato di capire come il mondo funzionasse come sfera. Perché? Perché si è seguito il consiglio di un signore che si chiamava Tolomeo. Tolomeo era un personaggio straordinario, insieme con Strabone che è stato citato. Tolomeo era un egiziano, dunque era un africano, che viveva nella più fantastica città mai esistita, Alessandria d'Egitto. Viveva Tolomeo ad Alessandria d'Egitto al tempo del massimo splendore dell'impero romano, secondo secolo dopo Cristo. E Alessandria d'Egitto era una... Se oggi noi mettiamo insieme Parigi, Londra, Los Angeles e quello che volete, noi non facciamo ciò che era Alessandria d'Egitto allora. Perché tutte le culture, tutte le fedi, tutte le religioni, tutti i modelli del mondo si toccavano, entravano in contatto, si contaminavano e producevano altri modelli. Che cosa dice Tolomeo, che gli arabi chiamavano Almegiste, il più grande? Tant'è vero che la sua astronomia noi la chiamiamo ancora l'Almagesto. Era il nome di Tolomeo, così come noi chiamiamo ancora oggi il milione di Marco Polo, il cui titolo era Le Divisement du Monde,
lo chiamiamo il Milione perché il Milione era il soprannome di Marco Polo. Marco Polo detto il Milione, probabilmente perché le sparava così grande quando raccontava che nessuno a Venezia ci credeva. Ma che cosa dice Tolomeo? Secondo secolo dopo Cristo, in un testo che noi chiamiamo Geografia, verrà buono tra un momento questo testo, ma che in realtà era un manuale dove si insegnava a fare le carte. Diceva una cosa che il Coronelli, di cui Manfredi ha parlato, sapeva perfettamente. Diceva, signori, io so, secondo secolo dopo Cristo, io so perfettamente che il mondo è un globo, è una sfera. Ma che cosa ve ne fate di un modello che è davvero fedele alla realtà che rappresenta? E guardate che siamo nel secondo secolo dopo Cristo, ma Tolomeo sta fondando la cibernetica. Perché dice, un modello per funzionare, per essere efficace, deve falsificare la realtà. Voi dovete fare il modello della Terra? Decidete di fare un globo? Poverini, non avete capito nulla. Perché non funziona la mossa? Perché vedete, se il modello della Terra ha la forma della Terra, cioè è una sfera, per renderlo sempre più preciso, io devo farlo sempre più grande, devo costruire una sfera sempre più grande. Ma oltre un certo limite, più grande la sfera, più diventa inutile, più diventa ingombrante, più diventa difficile a maneggiarsi, più diventa assolutamente inservibile. Guardate, esattamente lo stesso principio con cui 80 anni fa nasceva in California la cibernetica. Cioè un modello per funzionare deve falsificare tremendamente la realtà. Dice Tolomeo, va bene, voi avete fatto un globo, lo fate il più grande possibile, il problema di Coronelli, che prima Coronelli quando va a fabbricare i suoi globi per Re Sole, nemmeno il Coronelli, cominciano così un globo di un diametro di 6 metri. A un certo punto devono sfondare il soffitto perché questa cosa mostruosa è talmente diventata grande, una specie di blob, per cui non sanno più come governarlo. Tolomeo dice, ma no, non fate i globi, anche se la Terra è un globo, fate delle mappe. Se la Terra è un globo, guardate, voi dovete fare, per capire qualcosa del mondo, dovete continuamente girargli intorno. Quindi vi dovete muovere, dovete andare su, giù, chinarvi, cercare di arrampicarvi. Pensate a un globo grande più di questa stanza. È praticamente inservibile. Dice Tolomeo, fate delle mappe, vi insegno io come si fanno le mappe. Fate delle mappe, così voi comodamente seduti, dice proprio questo, a colpo d'occhio avete sotto di voi tutto quello che vi serve. Ora voi non ci crederete, ma se oggi, e arriviamo al Mediterraneo immediatamente, ma se oggi non c'è uno Stato al mondo in grado di approntare una politica minimamente decente nei confronti dei flussi migratori, cioè del fatto che la gente si muove, è perché abbiamo dato ascolto a Tolomeo, che ci ha convinti che il soggetto deve stare fermo. Ponendo che cosa? Le basi di tutta la conoscenza moderna e dell'organizzazione moderna del mondo. È un grande paradosso, sapete, perché a scuola ci hanno insegnato che l'epoca moderna è l'epoca delle grandi esplorazioni geografiche. È vero questo. Ma perché la modernità si potesse costruire, il soggetto doveva stare fermo.
non solo doveva stare fermo il soggetto, come prescrive Tolomeo, ma il soggetto a conoscere bastava la vista, la visione. Perché l'altra alternativa qual era? Di fronte a un globo grande, diceva Tolomeo, sì, se il globo è grande, voi volete capire qualcosa, potete pure stare fermi, però dovete sforzarvi col braccio a far ruotare il globo su se stesso, cioè dovete in continuazione toccare. Quindi fate delle mappe, e tutta la modernità si costruisce sulla base di un unico progetto: fare della faccia della Terra un'unica gigantesca mappa. Noi non capiamo niente di come il mondo funziona se non rovesciamo quello che a scuola nessuno ci ha detto, ma ci hanno lasciato intendere. Una mappa non è la copia di ciò che esiste. Ciò che esiste è la copia della mappa. Se non fosse così, non sarebbe esistita la modernità. Ci arriviamo tra un momento. Perché tutta la modernità segue il consiglio di Tolomeo. Ma è una storia stranissima e molto mediterranea. L'opera di Tolomeo scompare dal mondo occidentale con il crollo dell'impero romano. Tolomeo era greco, era egiziano, scriveva in greco, ma era suddito dell'impero romano. Con il crollo dell'impero romano, l'opera di Tolomeo scompare dalla cultura occidentale, come buona parte della cultura latina. Nel Medioevo, chi volesse leggere Tolomeo in quella che oggi è l'Italia, doveva stare in Sicilia e conoscere l'arabo, perché gli arabi l'avevano tradotto il testo di Tolomeo. Ma 1000 anni dopo la sua scomparsa, 1000 anni dopo, il testo di Tolomeo, la geografia, torna in Italia, torna a Firenze. Da Costantinopoli. A Firenze all'inizio del 400, fine del 300, inizio del 400, c'erano alcune poche persone che erano in grado di leggere il greco e che insegnavano questo. Firenze allora, Manfredi lo ricordava prima, Firenze allora era uno dei centri finanziari più importanti del mondo occidentale, insieme con Genova. Ancora oggi diciamo strozzino per dire usuraio, con un termine che deriva da un cognome fiorentino, Strozzi, che erano banchieri. E le città italiane, anche questo Manfredi ricordava molto opportunamente all'inizio, le città italiane vivevano di questo, vivevano inventando modelli sempre più astratti, immateriali, di funzionamento del mondo. Firenze con Genova inventano la tecnica finanziaria. Genova inventa, all'inizio del 400, inventa l'ideologia della stabilità monetaria, quella che finisce soltanto con la Seconda Guerra Mondiale, anzi finisce nel 71, quando salta la parità del dollaro con l'oro. Ma era stata un'invenzione genovese. Cosa inventa Firenze quando torna il testo di Tolomeo all'inizio del 400? Genova inventa la forma più spinta di capitalismo. Tutta l'organizzazione dell'America Latina, dell'America Meridionale. Ma guardate, la Spagna ci ha messo ciò che aveva di più a disposizione, ci ha messo la mano d'opera, quelli che oggi nel gergo internazionale si chiamano i contractors, i mercenari, ci ha messo i soldati, la Spagna, i capitali erano genovesi. Vabbè, adesso non parliamo di questo. Firenze inventa un'altra cosa, inventa lo Stato moderno.
E qui comincia il problema del Mediterraneo. Lo Stato moderno si regge esattamente sulla riduzione della faccia della terra a uno spazio. Ora è chiaro che quando noi diciamo spazio, metaforicamente possiamo intendere tutto quello che vogliamo, come accade sempre quando adoperiamo le metafore, e ahimè, nel nostro linguaggio non possiamo, per intenderci, adoperare, non possiamo non adoperare metafore. Ma spazio significa una cosa molto precisa. Spazio è un termine che viene dal greco stadion. Lo spazio, cioè lo stadio, era la misura metrica lineare con la quale gli antichi greci misuravano le distanze tra un punto e l'altro. La grande invenzione di Firenze, astratta, immateriale, che Firenze concepisce esattamente 10 anni dopo che il testo, che la geografia di Tolomeo da Costantinopoli torna in Italia, dopo 1000 anni di assenza, è lo spazio. Cioè la chiave di costruzione del territorio statale. La potrei dire in altri termini se io volessi parlare di storia dell'arte. A Firenze, all'inizio del 400, si inventa la prospettiva moderna. È la stessa cosa. Il principio della moderna prospettiva è soltanto uno: che le dimensioni di ciò che noi vediamo dipendono, sottolineo l'avverbio che sto per dire, esclusivamente dalla distanza che c'è tra il soggetto che guarda e l'oggetto che viene guardato. Non è così, naturalmente. Non è così, come gli antichi sapevano benissimo. La retina è un globo, di nuovo, ha una superficie curva. Quindi le dimensioni degli oggetti dipendono anche, e in qualche caso molto, dall'angolo visuale. Pensate per esempio come è grande il Sole o la Luna quando sorgono dall'orizzonte e come diventano piccoli quando stanno a mezzanotte o a mezzogiorno esattamente sulla nostra testa, no? È vero quello, di nuovo, che a scuola ci hanno insegnato, che esiste il fenomeno della rifrazione degli strati bassi dell'atmosfera, ma non basta spiegare la diversità delle dimensioni che esiste tra il Sole che sorge e le dimensioni del Sole a mezzogiorno a picco sul nostro cranio. Che cosa è cambiato tra l'alba e mezzogiorno? Mica la distanza resta quella. È cambiato l'angolo visuale. Ma la prospettiva lineare fiorentina, quella che Panofsky chiamava la prospettiva artificiale, procede in maniera, come tutti i modelli, assolutamente falsificante rispetto alla realtà. Impone che, attenti qui, perché stiamo parlando del cuore della cultura mediterranea adesso, impone la prospettiva fiorentina, ripeto, che sorge con Brunelleschi, Masaccio nel 400, impone che le dimensioni degli oggetti che guardiamo dipendano esclusivamente dalla distanza. Cioè impone la distanza metrica lineare come relazione decisiva tra le cose di cui il funzionamento del mondo consiste. Allora, pensate a San Marco a Venezia. San Marco a Venezia, che cos'è? È una basilica, certo, è una basilica cristiana, certo. Funzionalmente una basilica cristiana. Di fatto, dovremmo dire più correttamente, se ci pensate un momento, è una grande moschea, è la più grande moschea che esista al mondo, dentro la quale c'è una chiesa cristiana.
San Nicola Bari. Che cos'è San Nicola Bari? È una chiesa cristiana cattolica, certo, ma dentro la chiesa cattolica cristiana di San Nicola c'è una chiesa ortodossa. Il palazzo del duca di Urbino, il palazzo ducale a Urbino, qualsiasi guida, ma anche a Urbino, si dice che quel palazzo che doveva essere nelle intenzioni del duca, bello e grande come una città, per una città che fosse bello e grande come un palazzo. Bene, anche a Urbino si dice che la mole del palazzo, che incombe sulla falena, viene illeggiadrita da due torricini. Ma si dà il caso che l'architetto fosse un tal che si chiamava Laurana, che era nato in Dalmazia. E dunque i torricini non sono torricini, i torricini sono due minareti. Che cosa sto dicendo con questo? Sto dicendo che poco poco che uno ci faccia caso, per non parlare di quello che accade in Spagna, con le chiese cristiane dentro le moschee e le moschee dentro le chiese cristiane, per poco poco che uno ci faccia caso scopre che nel Mediterraneo di spazio non ce n'è. Perché il modello spaziale, quello che fonda la modernità, è che, guardate, insieme con la tecnica bancaria è il grande inizio del Made in Italy fiorentino. Oggi il Made in Italy sono le borsette, i guanti e i cappelli di paglia che non sono nemmeno fatti a Firenze. Ma il Made in Italy una volta si componeva di modelli immateriali, non cose che io posso toccare, no? Ma di, come dire, di schemi immateriali, cioè che abbiamo in testa, in base al quale rapportarsi al mondo. E ancora oggi, guardate, che sono gli schemi più costosi e preziosi, sono i modelli, quei pochi modelli che tutti quanti noi abbiamo in testa. A Firenze si inventa lo spazio, ma qual è il paradosso? Che lo spazio è un grande articolo d'esportazione. Nel Mediterraneo, se ci fate caso, di spazio non ce n'è, arriva molto tardi, funziona molto malamente. Sebbene lo spazio sia un'invenzione fiorentina dell'inizio del 400. Lo spazio, in fondo, la natura del modello qual è? Che le cose sulla faccia della Terra possono stare o più o meno lontane o più o meno vicine. Questo intendevo dire quando dicevo che la relazione di distanza è la chiave fondamentale del funzionamento del mondo. E a noi sembra naturale, normale che questo sia, che sia l'unica possibile relazione. Ma non è così. Le cose noi le possiamo concepire spazialmente, cioè in funzione della distanza che hanno tra di loro, ma non è l'unica maniera di concepire le cose e la relazione tra le cose. Gli esempi mediterranei che vi ho fatto un momento fa, San Marco, San Nicola, come funzionano? Secondo una logica completamente diversa. Le cose non stanno più o meno vicino, più o meno lontane. Noi siamo abituati, perché agiamo in termini spaziali, a concepirle così. Ma le cose possono anche stare in altra maniera, cioè l'una dentro l'altra. Come le matriosche russe o lo scatole cinesi. Prima del 400 tutti quanti si pensava, in tutto il Mediterraneo, che questa fosse la relazione delle cose. Tecnicamente si chiama nesting, cioè l'annidamento delle cose l'una dentro l'altra. Ed è una mossa fondamentale della cibernetica. Se non fosse questo non esisterebbero oggi
questi computer travestiti da telefonini che abbiamo tutti in tasca e senza i quali la vita ci sembrerebbe impossibile. Ma il paradosso è che il Mediterraneo inventa lo spazio, lo esporta largamente. Pensate per esempio la prospettiva, appunto, il controllo della distanza come controllo della relazione tra le cose e dunque del funzionamento del mondo. Pensate allo zar Nicola di tutte le Russie, siamo nel 700, 3 secoli dopo l'invenzione fiorentina della prospettiva, cioè dello spazio. E quando lo zar di tutte le Russie deve dimostrare o vuole dimostrare all'Europa che anche la Russia è parte dell'Europa, costruiscono una nuova città, San Pietroburgo. La prima cosa che fa anche lui è chiamare gli artisti fiorentini, italiani, e sì, fanno pure qualche dipinto questi qua, scolpiscono pure qualche statua, ma la prima cosa che lo zar gli chiede è la costruzione di una grande prospettiva. È quella la dimostrazione che la Russia, e siamo nel 700, è Europa, è Occidente. In 3 secoli lo spazio, guardate, basta vedere tutti i quadri, no? Dopo la Trinità di Masaccio, che è il primo quadro dipinto, oppure tutte le architetture. C'è un monumento a Firenze, bellissimo. Il più importante non di Firenze, nemmeno dell'Italia, ma dell'Occidente, non va mai nessuno a vederlo, il portico dell'ospedale degli innocenti, costruito da Brunelleschi, è la prima struttura architettonica costruita secondo il criterio della prospettiva moderna, cioè dello spazio. Ora, si sarebbe molto da dire, ma insomma, basta vedere come poi il codice prospettico, cioè spaziale, abbia colonizzato tutta la rappresentazione artistica, pittorica per esempio, fino all'inizio del Novecento, fino alle Mademoiselle d'Avignon di Picasso, no? Che rompe con lo schema, ma è il primo. Ma sono passati 5 secoli, e sono i 5 secoli della modernità, dal 400 a tutto l'800. E la cosa straordinaria è che nel Mediterraneo lo spazio non attecchisce, non funziona granché. Pensate all'Unità d'Italia, l'Unità d'Italia si gioca in un contesto dove il controllo di ciò che avviene è largamente in mano agli stati continentali, agli stati transalpini. Dimenticavo di dire che poi lo spazio, la prospettiva, diventa la logica di costruzione dello Stato moderno. Ecco perché prima dicevo, scusatemi, un passaggio un po', come dire, complicato, ecco perché prima dicevo che la mappa è ciò che esiste, è la copia della mappa, non viceversa. Come deve essere lo Stato moderno per essere riconosciuto come tale? Il territorio dello Stato moderno come deve essere? Il territorio degli stati dove noi viviamo. E di nuovo torniamo in contrapposizione alla realtà mediterranea. Se voi ci fate caso, vado molto di fretta, poi magari se qualcuno vuol domandarmi sarò ben lieto di rispondere più articolatamente. Il territorio di ogni Stato moderno, oggi sulla faccia della Terra, tutta la faccia della Terra, tutta la superficie del globo, oggi è divisa in 200 Stati. L'ultimo è sul Sudan. Ci sono stato 2 volte, guardate, è tutto fuorché uno Stato. Vi è una carneficina continua, quotidiana, giornaliera, di cui nessuno parla, ma questo è un altro problema, non ne parliamo. Ma deve far finta di essere uno Stato moderno.
per esistere, per essere riconosciuto come tale. Cosa deve avere uno Stato moderno? Deve avere un territorio, come insegnano i giuristi. Uno Stato non ha territorio, uno Stato è il territorio. Dunque deve avere un corpo. Questo corpo come deve essere? Voi fateci caso, per cortesia. Questo corpo deve essere continuo, omogeneo e isotropico. Continuo significa che lo Stato deve essere fatto da un solo pezzo di terra. Non può più essere fatto, come accadeva, basta aprire un atlante storico, non può più essere fatto di tanti pezzi sparsi qua e là. Se voi aprite un atlante storico e guardate cos'era la Germania nell'Ottocento, la Deutschland, voi vedrete sotto di voi una mappa che praticamente corrisponde al pavimento di una stanza dove c'è stata la festa di Carnevale. Avete presente quando tanti coriandoli di tanti colori sono a casaccio diffusi qua e là? Quello era il regime territoriale prima della modernità, quello che derivava direttamente dal mondo feudale. Lo Stato moderno no, deve essere tutto un pezzo, un unico blocco di territorio. Ecco perché c'è l'unificazione territoriale. C'è qualche eccezione, c'è San Marino per esempio, ma sono eccezioni che appunto confermano la regola principale. Deve essere continuo. Signori, deve essere omogeneo. Nessuno Stato è omogeneo. Omogeneo significa che gli abitanti di uno Stato debbono condividere tutti quanti la stessa religione, la stessa cultura e la stessa lingua. Non c'è uno Stato che funzioni così al mondo. Lasciamo stare sul Sudan, ma nemmeno l'Italia. Sulle Alpi si parlano almeno 4 lingue ufficiali, per esempio, e mi limito. E poi deve essere isotropico lo Stato, cioè tutte le parti di cui lo Stato si compone devono essere orientate nella stessa direzione. Ecco perché c'è una capitale, e se ci fate caso, di solito questa capitale sta al centro. Al centro geometrico. Pensate parlavo di Costantinopoli. Perché Costantinopoli, Istanbul, non è la capitale della Turchia? Perché Istanbul è sul Mediterraneo, è sul mare. Quando Atatürk, più di un secolo fa, inventò la Turchia moderna, fu costretta a inventare la sua capitale al centro della formazione territoriale, perché altrimenti la Turchia non sarebbe stata riconosciuta uno Stato moderno. Ma lo stesso valeva, guardate, per Carlo V in Spagna. Non appena Carlo V riunì insieme Castiglia, Aragona e León e Asturie, prese un compasso, trovò il centro geometrico e lì dove non c'era niente fondò la sua capitale. In un posto disgraziatissimo, come sapete, perché d'inverno si muore di freddo ed estate si soffoca. Ma era il centro geometrico. E pensate alla nostra Roma, no? Torino, Firenze, Roma. Ma l'omogeneità non esiste da nessuna parte. L'omogeneità presuppone. C'è stato un solo sovrano, sapete, in epoca moderna, che ha osato contraddire il principio della omogeneità nazionale. Ha fatto una brutta fine. Enrico di Navarra, che diventa Enrico di Francia, pugnalato da un cattolico nel 1610, perché Enrico di Francia pensava, vabbè, ma sono tutti e due cristiani, non possono stare insieme gli ugonotti, cioè i protestanti, insieme con i romani, i papisti. No, non potevano stare insieme. Proprio in funzione del principio della omogeneità, artificiale naturalmente, perché la lingua che... L'italiano è una lingua artificiale, ma lo sapete meglio di me, è inutile che io ci insista.
Però attenzione, allora, abbiamo detto che il territorio di uno Stato deve essere continuo, omogeneo e isotropico, ma è evidente. Nella geometria di Euclide la continuità, l'omogeneità, l'isotropismo che cosa specificano? Come dice Euclide? Che un'estensione si dice geometrica quando è continua, omogenea e isotropica. In altri termini, uno Stato, lo Stato moderno deve essere geometrico per essere tale, deve essere strutturato in forma geometrica. Perché devo obbedire a queste tre condizioni, altrimenti non è uno Stato, nel senso che il suo territorio non obbedisce al modello della statualità moderna. In Italia meridionale, signori, questo non c'è mai stato. E dico Italia meridionale per dire Mediterraneo. Il Mediterraneo non ha mai obbedito a questa regola. Quando si inizia la spazializzazione della penisola, pensate per esempio alle ferrovie, capitale inglese, lo stesso per esempio che lo stesso capitale piazzato sulla borsa di Londra che provvedeva negli stessi anni alle bonifiche del Delta Padano, alla grande bonificazione ferrarese. Ma lo sapete meglio di me, la prima ferrovia che fu costruita fu la ferrovia adriatica. Capitali inglesi, certo, perché serviva a chi? Serviva agli inglesi. Era la valigia delle Indie, si chiamava così allora. Partiva da Londra, Calais, Parigi, Milano, Rimini, costa adriatica e si arrestava a Brindisi. A Brindisi i passeggeri scendevano, si imbarcavano su una nave a vapore che servendosi dell'appena costruito canale di Suez arrivava, senza fare il periplo dell'Africa, immediatamente nei dominions del Commonwealth in India. La ferrovia ridisegna lo spazio economico della penisola e ne fa una unità. E dopo la ferrovia, la ferrovia è nell'Ottocento, sapete. Nella prima metà del Novecento abbiamo le autostrade. E l'Italia è all'avanguardia, sapete, per quanto riguarda nella prima metà del Novecento la costruzione delle autostrade. Di nuovo un impulso alla spazializzazione, perché poi lo spazio a che cosa serve? Serve alla velocità. Vi ricordate Giulio Cesare? Veni, vidi, vici. Anche i romani conoscevano lo spazio. Lo spazio non è un'invenzione moderna. Veni, vidi, vici. Cesare lo disse tornando dal Mar Nero, dove ha fatto razzia di legname e schiavi da vendere sul mercato romano per finanziarsi le elezioni. E disse così ai suoi concittadini: veni, vidi, vici. Vici, ho vinto, perché vidi. Ho ridotto la conoscenza alla visione, ma prima ancora veni, cioè ho fatto in fretta, sono stato rapido, sono stato veloce. La relazione funzionale dello spazio è esattamente la velocità, o meglio, la riduzione del mondo a tempo di percorrenza. Ecco perché nell'Ottocento la ferrovia è il massimo veicolo di spazializzazione del mondo. Chi volesse leggere tutto questo deve riprendere un vecchio testo che quando ero piccolo io a scuola ci imponevano di leggere, ma che adesso ho visto nessuno legge più. Non ho figlio, ho tre nipoti. Se io parlo di questo testo, i miei tre nipoti non sanno manco che cosa sia. Cioè Il giro del mondo in 80 giorni di Giulio Verne, che è il romanzo della spazializzazione del mondo, della faccia della Terra. Poi magari uno può leggere anche Gadda, quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, dove nelle ultime pagine c'è una straordinaria descrizione di ciò che accade quando la ferrovia
si impossessa della campagna romana. Ed è davvero suggestivo. Vabbè, poi Gadda è il nostro massimo scrittore, quindi. Ma per dire semplicemente che, come dire, fenomeni che hanno lasciato una traccia letteraria nella cultura molto profonda, molto forte. La ferrovia perché è più veloce? Perché è la strada più diritta delle altre, perché la sintassi della spazialità è la rettilinearità. Ancora più diritta, attenzione, sono le autostrade. Le autostrade intervengono sulla faccia della terra, linee rette, quando la ferrovia diventa meno rapida, nel senso che quando si costruiscono le stazioni, normalmente le stazioni vengono costruite in periferia rispetto alla città, è un meccanismo normale, ma una volta costruita la stazione, intorno alla stazione si organizza un nuovo quartiere. A Bologna, dove io vivo, si chiama la Bolognina, no? C'è una seconda Bologna, il che fa sì che dopo un po' le stazioni che erano sorte in periferia, al margine, si trovano al centro della città. Attraversare il centro per la ferrovia significa rallentare, e a questo punto sorgono le autostrade, che sono, in tedesco autostrada si dice Autobahn, che significa letteralmente ferrovia per le automobili, perché il principio è lo stesso. Tra l'altro vi faccio notare che la ferrovia, se voi ci pensate un momento, non è una normale strada più diritta delle altre. Per costruire la ferrovia è necessario prima spianare tutta la faccia della terra, renderla una tavola con la massicciata, poi su questa massicciata si costruiscono delle guide di ferro che servono a far scorrere il più velocemente possibile, perché la ferrovia è nient'altro che l'applicazione all'intera faccia della terra delle leggi sull'inerzia e sul moto messe a punto da Newton nel Settecento. L'autostrada consente anche di superare quel rallentamento, la frizione dovuta al fatto che dopo un po' le stazioni si trovano al centro della città. Prima metà del Novecento. Un'altra funzione spaziale che si aggiunge, un altro veicolo spaziale che si aggiunge alla ferrovia e alle strade diritte, che nascono nel Settecento, le strade diritte. Se guardate le carte antiche vi accorgerete, vabbè, ma questo implicherebbe tempo. Insomma, prima del Settecento di strade diritte ce ne sono pochissime. Certo, ci sono le antiche strade consolari romane. Dimenticavo di dirlo quando stavo dicendo che già Cesare conosceva la logica spaziale, la rettilinearità e la velocità che nella funzione. Ma la grande differenza qual è? La grande differenza qual è? È che i romani con lo spazio, cioè con la velocità, ci facevano soltanto la guerra. Serviva soltanto alla guerra. E a far circolare all'interno dell'impero le notizie che servivano, lo chiamavano il cursus veicularius, le notizie che servivano a controllare il territorio, a reggere l'impero. Ma tutto il resto della riproduzione della vita sociale non veniva organizzata in termini spaziali, era molto lenta. Se si eccessuava, appunto, la circolazione delle notizie imperiali e la guerra. Con la modernità, da questo punto di vista, la modernità è nient'altro che l'applicazione dei principi spaziali a tutta la riproduzione della vita sociale. Sicché lo spazio diventa, colonizza l'intero ambito della vita. Lo spazio, cioè la velocità, la rapidità, impostato sugli assi rettilinei che sono quelli che consentono al traffico, e questo funziona fino a quando? Fino a quella famosa estate in cui tutti quanti noi si stava col naso per aria a guardare la luna. L'estate del 1969, perché era l'estate in cui gli americani atterravano sulla Luna. E la storia, oggi si direbbe lo storytelling che veniva allora diffuso, era che
quella, l'atterraggio sulla Luna era l'inizio di una nuova epoca rivoluzionaria. Sembrava che quella fosse l'evento decisivo. La cosa bella è che esattamente quelle notti, senza che nessuno, primo, se ne accorgesse, secondo, che avesse gli strumenti per capire quello che stava accadendo, esattamente quell'estate, tra Washington e Los Angeles, due computer iniziavano a dialogare fra di loro. Cioè, detto in parole, poi magari sarò più preciso, nasceva la rete. Cioè nasceva un tipo di funzionamento del mondo dove lo spazio e il tempo contano mica più granché, dove la distanza tra una cosa e l'altra diventa una frizione assolutamente trascurabile e dove la stessa idea di tempo viene completamente modificata. Dunque lo spazio, intendendo la costruzione materiale del mondo secondo la logica della prospettiva lineare, l'invenzione fiorentina, lo spazio entra in crisi. Ora attenzione, io domani devo riprendere un aereo perché devo stare assolutamente entro mezzogiorno a Bologna. Tutti quanti noi abbiamo problemi spazio-temporali, insomma, no? Però io sto parlando del funzionamento del mondo. Io potrei dire: perché io domani devo alzarmi alle 6 per essere a Bologna prima di mezzogiorno? A me farebbe molto comodo potermi alzare alle 9, alle 10 anche. Farebbe molto comodo che ci fosse un aereo anche alle 11. Sicché il problema diventa: perché non c'è? Non c'è perché un aeroporto o un veicolo, un aeromobile, come si dice, significa investimenti fissi molto potenti sul territorio. Ma chi è che decide dell'entità di questi investimenti? Dove si decide? In base a quale logica si decide? Una logica che non ha niente a che fare con le nostre vite quotidiane. Il problema è che i flussi finanziari da cui queste scelte dipendono hanno un veicolo che è la rete. Corrono sulla rete. Il denaro è un impulso elettronico. Dico denaro per dire capitale. E il capitalista è un signore che è in grado di controllare questi impulsi, i quali non appartengono a questo mondo sotto molti aspetti, anche se questo mondo è strettamente condizionato. Da questo livello letteralmente metafisico che si riflette, chiamatelo come volete, territorio, paesaggio, a questo punto il problema è intendere questo tipo di proiezione di un mondo che obbedisce a regole, a leggi completamente diverse, a logiche completamente differenti e che nulla hanno di umano. Il che, signori, torna prepotentemente a rilanciare il Mediterraneo. Cioè, paradossalmente, proprio il fatto che la logica e la struttura statale abbia avuto una presa molto inferiore in ambito mediterraneo che non al di là delle Alpi, fa sì che oggi, sotto molti aspetti, la globalizzazione, quell'insieme, lo dicevo all'inizio, si parla per ore ma nessuno riesce a mettere davvero a fuoco il fenomeno perché è molto complesso,
Poi se avete ancora voglia e pazienza, prenderò il globo e vi farò vedere perché è complesso. La globalizzazione, per molti aspetti, è la riscoperta del Mediterraneo. La globalizzazione, per molti aspetti, è, come dire, una sorta di progressiva, differita mediterraneizzazione del mondo. Tanto per cominciare, basta vedere una qualsiasi carta geografica. Nel Mediterraneo la densità delle entità politiche, delle formazioni politiche, dei soggetti politici, degli stati, è molto più grande che nel resto. In corrispondenza, dico, dei Mediterranei, perché come ricordava giustamente, si ricordava prima, vi sono molti Mediterranei. Da questo punto di vista c'è qualcosa che nessuno fin qui è riuscito a scorgere. Voi sapete che c'è un grande progetto di cui mi piacerebbe molto parlarvi distesamente, che è quello della la cosiddetta via della seta che la Cina va organizzando. Voi sapete che molti punti strategici del Mediterraneo oggi sono controllati direttamente dai cinesi. Il porto di Atene, per esempio, è cinese. Ma la cosa sorprendente, se si mettono insieme tutti i dati che riguardano l'allestimento di questo straordinario corridoio che parte dalla Cina, attraversa tutta l'Asia, appoggiandosi su una sorta di sistema territoriale più che a geometria variabile, a statuto variabile, che a me ricorda, sapete che cosa? Tanto ricorda l'epoca in cui il Mar Adriatico si chiamava il Golfo di Venezia, cioè quando l'unica città, Venezia, era in grado di controllare tutto il funzionamento dell'Adriatico, con un insieme di tecniche che andavano dall'alleanza alla corruzione all'acquisizione dei punti strategici. Lo stesso vale per la via della seta che si va costruendo. Un insieme di, pensate, proprio a segno di quello che vi dicevo all'inizio, cioè anzi un momento fa, il numero di chilometri di ferrovia che esiste oggi, allo stato attuale, è esattamente quello di un secolo fa. Vuol dire che nell'ultimo secolo di ferrovia non se ne sono costruite granché. Se qualcosa si è costruito, qualcosa si è smantellato. Ma adesso la Cina sta costruendo un'enorme, lunghissima ferrovia. Dunque è una via molto complessa che mette insieme, come dire, agenti di spazializzazione con agenti di relazione elettronica molto spinta. Acquisizione territoriale, cioè materiale, di punti strategici in Africa e in tutto il Mediterraneo. Però una cosa che nessuno ha ancora notato, ma è molto evidente, e basta vedere una mappa, è che la via della seta ha delle diramazioni che puntano decisamente in direzione dei Mediterranei nuovi, non i vecchi tre sul tropico del cancro di cui prima si parlava, che si vanno in funzione dell'alterazione dei cambiamenti climatici, si vanno lentamente rendendo, come dire, popolabili, per così dire, in direzione dell'Artico. Prima si citava la Baia di Fox e la Baia di Hudson, ma ce ne sono altri. Ed è impressionante vedere come in realtà i tentacoli della via cinese della seta puntano esattamente in questa direzione. Perché? A che cosa servono? A che cosa è servito il Mediterraneo? A che cosa serve il Mediterraneo? Ha inventato dei modelli che ha esportato largamente. Se ci fate caso, nel Mediterraneo, in corrispondenza dei Mediterranei, non si produce quasi nulla. Un po' di idrocarburi adesso, un po' di gas
e di petrolio sulla costa africana, un po' di oppio in corrispondenza del Mediterraneo cino-malese nel triangolo d'oro birmano, ma per il resto l'economia del Mediterraneo è sempre stata, fin dall'inizio, quella che oggi, con un termine che apparentemente si reputa moderno, attuale, nuovo, è sempre stata un'economia transazionale, cioè fondata sullo scambio, sulla relazione. Dunque, quali sono le caratteristiche, per tornare, perché è ora, sono già le 8, ho ancora 10 minuti, sì. Vabbè, facciamo 5. No, 10. Allora, innanzitutto un'estrema complessità dal punto di vista politico, cioè la densità degli stati che si affollano lungo le rive del Mediterraneo è estremamente superiore a quella di ogni altra parte del mondo. Naturalmente, perché questo accada, è necessario che questi stati siano di dimensioni molto più ridotte rispetto a quelli agli stati continentali. Primo. Secondo, poi su questo è un argomento interessante, ma pensate per esempio, allora, tanto per dirne una, quando per mettere insieme Mediterraneo e globalizzazione, e in che senso la globalizzazione che avanza è una sorta di differita mediterraneizzazione. Pensate a ciò che sta accadendo in Catalogna in questi giorni, a ciò che di drammatico sta accadendo in Catalogna. Ma scusate, ma come possiamo interpretare storicamente, economicamente, politicamente quel fenomeno, se non sul fatto che le ragioni del Mediterraneo tornano a prendere il sopravvento sull'imposizione del modello statale, che ha funzionato molto bene altrove, ma che oggi non funziona più? E perché oggi il modello statale non funziona più? Proprio perché si regge su un falso assunto. Sì, le strutture spaziali si costruiscono, le ferrovie, le strade, le tradizioni si inventano, ma l'omogeneità degli stati oggi non esiste più. Non è mai esistita, anzi. Io ho fatto il bersagliere semplice, signori, per motivi che non vi dirò mai. E i bersaglieri, non so se avete presente la divisa dei bersaglieri. C'è un fez del Nord Africa e poi, quando è giorno di festa, c'è un casco con delle piume di gallo, ma quel gallo è giapponese. Non c'è nulla di italiano. Ma deve essere così, se vuoi costruire fittiziamente un'unità. Devi riferirti a... come, scusate, ma la lingua ufficiale dell'India qual è? Quella più parlata. Non è lo hindi, è l'inglese. Tutte le tradizioni si inventano, benissimo. Vabbè. Quasi tutte sono inventate. Da kilt scozzesi, proprio nel senso del nazionalismo. Il greco moderno, ma sì, no, ma voglio dire, ma qual è il punto vero? Qual è il punto vero? Di nuovo prepotentemente il Mediterraneo che torna. Torna e bisogna che noi, che siamo mediterranei, si sia consapevoli del fatto che il futuro sarà il Mediterraneo. Qual è oggi la merce? Ripeto, nel Mediterraneo non si è mai prodotto granché, si è sempre smerciato tutto, transazionato tutto. Ma oggi, al mondo, qual è la merce più preziosa? Quella per cui si fanno le guerre. Pensate alle guerre dei Balcani, di qualche anno, della fine del millennio scorso. E la capacità di manipolazione simbolica, cioè la cultura. Nel mercato globale la merce più importante è esattamente questa. Vi posso raccontare un episodio, un minuto soltanto? Una cosa che ho compreso, vi devo dire, perché una cosa che ho compreso quando insegnavo in America. Io insegnavo in California e facevo un'estrema fatica
a portare all'astrazione i ragazzi americani. Cioè, perché il ragazzo americano, anche se nato, anche se educato nei migliori college, i più costosi non sono i migliori sono cattolici, perché la cultura cattolica viene percepita come europea, cattolica viene percepita come qualcosa di molto superiore agli altri, specialmente negli Stati Uniti, ma in ogni caso non è questo importante adesso. Io facevo un'estrema fatica a portare i ragazzi che uscivano dal college al ragionamento astratto. Può sembrare strano, ma è così. Poi col passare del tempo mi sono accorto di una cosa, che questo dipendeva dal fatto che la cultura americana, guardate, è molto elementare sostanzialmente, insomma. La cultura media americana è qualcosa che conosce, cioè oscilla tra due poli, la Bibbia e l'arma da fuoco. Sono questi gli strumenti della cultura americana, che non sono strumenti in grado di produrre molte sfumature, diciamo così. Sono, cioè, leggete la Bibbia. Sicché il problema per me diventava: ma perché nel Mediterraneo, io sono nato nel Mediterraneo, perché nel Mediterraneo, anche se tu non vai a scuola, anche se fai soltanto la quinta elementare, tu sei in grado di ragionare in termini astratti? Perché è così? Perché è così? A me pare di aver capito qualcosa del perché. Perché noi viviamo in città come queste, anche in centri piccoli come questi. Cioè, la mattina, uscendo di casa, noi dobbiamo fare, sia che si viva qui, sia che si viva tanto meglio a Napoli, la mattina noi, uscendo di casa, siamo costretti a fare una gigantesca ginnastica mentale, perché anche se non ci facciamo caso, dobbiamo mettere in connessione delle forme, dei manufatti che sono molto diversi l'uno dall'altro, che hanno un'epoca molto diversa l'uno dall'altro e che rivelano una complessità straordinaria rispetto a quello che è, come diceva Aristotele, un Mediterraneo. Non puoi pensare se non vedi qualcosa, lo diceva Aristotele. Cioè, noi vediamo cose molto più complesse e anche se non ce ne accorgiamo, abbiamo introiettato una capacità di manipolazione simbolica che è la base, quella dell'astrazione, della nostra capacità di astrazione. Guardate, parentesi che chiudo immediatamente perché sennò divento triste. Prima si citava giustamente il fatto che una volta le città italiane erano quella all'avanguardia in tutto il mondo dal punto di vista dei modelli culturali. Oggi noi stiamo disperdendo, distruggendo, vanificando, sciupando, dilapidando l'unica vera nostra ricchezza, che è questa, che deriva dal lascito millenario dei nostri antenati, che hanno costruito questo mondo e ci hanno lasciato questa straordinaria eredità. Ogni volta che noi andiamo in America, signori, gli americani sanno perfettamente che noi siamo più complessi, portatori di una visione più complessa. Sanno anche che faremo la fine degli eschimesi, insomma, siamo destinati a sparire, insomma, verosimilmente. Vabbè, potrei raccontarvi tante storie che fanno sì che, in termini politici, nel senso forte del termine, la cosa migliore che si possa fare è prendere consapevolezza di tutto ciò, dello straordinario patrimonio, o se volete dello straordinario lusso in cui noi viviamo senza accorgercene, se comparato con ciò che a livello del mercato globale accade. Ma perché la Catalogna sta facendo quello che sta facendo? E dico la Catalogna, ma potrei dire tante altre regioni mediterranee che si vanno riorganizzando cercando di uscire fuori dagli schemi statal nazionali, cioè spaziali, perché oggi il mondo funziona non più per spazio, secondo lo spazio, oggi il mondo funziona secondo luoghi, cioè definite, distinte, specifiche capacità di manipolazione simbolica.
culture. Ecco perché, signori, la globalizzazione, e non badate, cioè voglio dire, la povertà di certa analisi è stupefacente. Dice, ah, la globalizzazione sta subendo degli shock, si è arrestata, e citano che cosa? L'elezione di Trump e la Brexit. Signori, ma di che stiamo parlando? Qual è il motto di Trump? L'America deve tornare ad essere quella che era. Cioè, che cosa sta dicendo? Sta dicendo esattamente la stessa cosa dei catalani che insorgono contro il governo centrale o degli inglesi che hanno votato per uscire dall'Unione Europea. Il grande progetto moderno, quello spaziale, ha funzionato benissimo. Poi c'è stato qualcosa a livello tecnologico che ha, come dire, vabbè, insomma, in termini filosofici tedeschi si chiama l'Aufhebung, cioè è andato al di là. La rete, nella rete non c'è spazio e tempo. Vi ricordate Kant che diceva che io non posso prendere nemmeno questa bottiglia se noi non nascessimo con un chip qui dentro dove c'è soltanto spazio e tempo. Senza questo, dice Kant, come facciamo a spiegare le nostre capacità di vivere, di comprendere alcunché? Beh, oggi spazio e tempo, quello spazio e quel tempo non funzionano più. E allora, signori, a dispetto di ciò che ci pare ogni mattina tristemente di dover notare, viene in mente, così chiudo perché sono un po' stanco, devo dire, viene in mente Polibio nella sua storia di Roma. Polibio racconta un episodio bellissimo. Racconta che a un certo punto gli abitanti dell'isola di Rodi mandano un'ambasceria a Roma e gli ambasciatori hanno un compito molto preciso di chiedere al Senato romano di poter continuare a prendere legname dalla Macedonia per costruire le proprie barche. Ma il Senato romano nega il permesso, spiegando agli ambasciatori di Rodi che Roma ha bisogno di quel legname per costruire la propria flotta da guerra. Allora gli ambasciatori tornano all'isola, convocano l'assemblea e spiegano ai concittadini che non se ne fa nulla. Lo racconta Polibio, Spiegano che, signori, dicono, economicamente siamo rovinati, non possiamo più costruire le barche, non possiamo più commerciare. Però concludono il loro discorso dicendo proprio così. E lì perché? Beh, perché intanto sono impianti che hanno bisogno di molta acqua, ma per una ragione anche molto particolare, perché la manodopera costava niente. E all'interno di ogni ciclo di produzione la voce più importante è sempre il costo della manodopera. L'illusione qual era? Era il famoso indotto, vale a dire che accanto alla grande fabbrica, che era un'appendice delle multinazionali che allora iniziavano, che avevano capito la tendenza verso la globalizzazione, iniziavano a costruire il proprio ciclo planetario, potessero sorgere fabbriche che dessero posti di lavoro agli abitanti del luogo. Ma se questo fosse successo, non è successo da nessuna parte, ma se questo fosse successo, avrebbe provocato automaticamente, come dire, la cacciata della grande fabbrica, perché il costo della manodopera sarebbe aumentato, e aumentando il costo della manodopera locale, il grande impianto di trasformazione di base della multinazionale non avrebbe avuto più nessun interesse a restare lì. Perché i nostri governanti negli anni 50 e 60 non capirono tutto questo?
che ormai si andavano organizzando dei soggetti economici che ragionavano più in termini spaziali, di prossimità, di vicinanza, l'indotto, ma in termini globali, cioè che giocavano sulle differenze di cultura, di legislazione, di costi, cioè giocavano già sulle differenze locali. È un solo esempio, signori, ripeto, si è fatto tardi, ma tutto quello che ho detto, se è servito a qualcosa, è servito semplicemente a, come dire, a, almeno nella mia speranza, ad avere consapevolezza non solo di quello che ci attende, ma che abbiamo delle carte straordinarie per giocare la partita. Perché il mondo si va mediterraneizzando, vi prego di credermi. Proprio nella misura in cui il Mediterraneo storicamente è sempre stato refrattario alla messa a sistema dei grandi modelli inventati in ambito mediterraneo che hanno costruito la modernità e che adesso sono stati messi in crisi dalla rete. Si apre uno straordinario campo di intervento, di elaborazione, di pensiero. Oggi mi è costretto a fare il geografo, ma insomma sapete, la geografia non esiste, è bella per questo, no? Cioè, io non ho mai capito la differenza tra la filosofia, la cibernetica, la matematica, la logica, la geografia. E mi sarebbe molto piaciuto parlarvi in termini cibernetici, ma insomma così è. Ecco, vedete, il mondo è quella roba lì. Avete ancora un minuto? Qual è il problema di quella forma lì? È un problema matematico, cioè topologico. Noi abbiamo ridotto la faccia della Terra a una tavola, a una mappa. E qui mi piacerebbe molto cominciare adesso il discorso. Perché guardate che, e non sto, vi prego che, non, che vi assicuro che non sto scherzando. E questo è il grande modello. Tra l'altare, la mappa, la tavola da cucina dove noi mangiamo, non c'è differenza. Se voi pensate alla nostra cultura, beh, tutti quanti noi sappiamo che non c'è differenza. Però il primo modello è quello lì. Tra questo modello e quel modello, signori, in termini matematici, cioè topologici, è un'assoluta, i matematici dicono irriducibilità, cioè io potrei anche dire incompatibilità, no, non è mai possibile esattamente ridurre una sfera a una tavola e viceversa. Ci sono tanti modi di trasformare la topologia e la matematica che studia le trasformazioni. Ma tutte le trasformazioni sacrificano, nel caso di dirlo, qualcosa. Perché? Perché vedete, una tavola è un modello che si compone di linee aperte, ma molto definite. Io posso girare questa tavola. Le linee restano quelle che sono e sono aperte verso l'esterno. Il globo è esattamente il contrario. Una sfera si compone di linee chiuse, non solo, ma se io ho una sfera non posso mai dire dov'è il limite della sfera. La sfera si compone di linee chiuse e che producono una struttura illimitata. Perché io non posso dire quali sono i confini di una sfera? Qui sono evidenti i confini. Io prendo la sfera, vedo dei limiti, ma basta che io giri soltanto un millimetro, faccia rotare soltanto di un po', e quelli che a me sembravano i limiti non sono più. Topologicamente la sfera e la mappa sono irriducibili, c'è poco da fare.
Questo fa sì che, vabbè, insomma, fa sì che abbiamo dei problemi, naturalmente, perché oggi non possiamo più far finta che il mondo non sia quella cosa lì, perché oggi per la prima volta nella storia dell'umanità l'economia di tutto il mondo funziona all'unisono, cioè in contemporanea, come fosse una sola. Non è mai successo prima. No. Fino a 30-40 anni fa gli economisti come spiegavano il funzionamento economico del mondo? Ci spiegavano che il mondo si componeva di economie trattino mondo. Questo proprio Fernand Braudel e i suoi allievi americani soprattutto. Che cos'è un'economia mondo? L'economia mondo è un pezzettino della faccia della Terra, della superficie terrestre, magari piccolo, Venezia nel 500, in grado però di emettere flussi che attraversavano tutto il mondo, flussi di merci, di persone, di idee, di informazioni. E Shakespeare, infatti, mi viene in mente, nel Mercante di Venezia, lo spiega molto bene. Shylock, il mercante ebreo che vuole due libbre del cuore dell'amico a cui ha prestato i soldi che non può ridargli. Il mercante ebreo dice una frase bellissima, dice: vuoi tenere Venezia per la gola? Blocca lo stretto di Malacca. Dove è Singapore oggi? Nel Mediterraneo cinomalese. Allora non c'era Singapore, c'era lo stretto. Che sta dicendo Shylock all'amico? Gli sta dicendo: ma tu vuoi rovinare la potenza economica di Venezia? Tu Venezia nemmeno la tocchi, non hai bisogno. Tu blocchi quello stretto lì, in maniera tale che le mercanzie, gli uomini, le informazioni non arrivano più a Venezia, né da Venezia arrivano in Oriente. Economicamente Venezia è finita. Il punto qual è? Che perché le mercanzie, le idee, la moneta, le merci arrivassero dallo stretto di Malacca a Venezia, se tutto andava bene ci volevano 3 mesi, ci voleva tempo. Oggi questo tempo non è più necessario, non funziona più. Non c'è più, quasi più, nessun intervallo temporale che sia decisivo dal punto di vista del funzionamento del mondo, al punto che i costi del trasporto incidono in maniera sempre minore tendenzialmente sui prezzi delle merci. Oppure basta aprire un computer, signora, avete mai aperto un computer? È un'esperienza interessante. Potete trovare dei pezzi che c'è scritto fatto in Malesia oppure a Singapore, non lo sanno più nemmeno loro, perché il computer è qualcosa che c'è un esempio ancora più classico, la bambola Barbie, La bambola Barbie è fatta con, credo, pezzi che provengono da 80 paesi diversi. Oggi l'economia è una soltanto. Non è mai successo prima. Dunque noi, per la prima volta nella storia della cultura occidentale, ma direi del mondo, dal nostro punto di vista, quello occidentale, dobbiamo rinunciare a fare le mappe. Ne facciamo sempre. Occasionalmente funzionano. Ma dobbiamo ancora fare i conti con quel modello. Guardate, nessuno è in grado di fare i conti con quel modello. Se aprite le televisioni a mezzanotte alle 2, no, voi vedete che in corrispondenza del globo sono le fattucchiere, sta roba qui, insomma, no, non a caso, non a caso. E sono poi le cose più importanti, i soldi, il sesso, insomma, sono cose. Ma nessuno sa davvero come funziona. Il grande problema, il grande progetto, la grande sfida è esattamente produrre modelli in grado di comprendere il funzionamento globale del mondo. Lo spazio sì, esiste ancora, funziona ancora, ma non è più decisivo. Ma per far questo c'è bisogno di ciò che nel Mediterraneo è normale che esista e che altrove invece non c'è.
quella capacità di manipolazione simbolica che è l'astrazione, che produce l'astrazione. Vi racconto un'ultima cosa, poi vi lascio. No, ma lo dico ai giovani che sono qui in sala. Quando insegnavo a Berkeley, lì è normale che alla fine del corso il professore faccia una festa, dia un party a casa propria, perché sono 25-30 persone al massimo. E io, vabbè, una volta faccio, dico: ragazzi, datemi la vostra mail che vi mando la piantina di Thomas Street dove io abito, così stasera venite e facciamo il party. C'era una ragazza, adesso sarà una signora, si chiama Brooke Johnson, e io sapevo, me l'hanno detto gli amici, che il padre è uno di questi tycoon Silicon Valley, che ha un ingegnere che ha fatto milioni di dollari vendendo questa roba qui, questi gadget elettronici, insomma, lavorava a Silicon Valley. Dico: Brooke, la sua mail. Lei mi guarda come fossi un pezzente. Dice: professore, io non ho una mail. Dico: Brooke, lei non ha una mail. Sapendo che... Lei mi guarda, giuro che è vero. Dice: no, professore, io non ho una mail. Attimo di sospensione, poi aggiunge una piccola frase. Io a casa ho una biblioteca. Io allora ho capito una cosa che fino allora me l'ha sfuggito. Cioè, signori, proprio perché non vorrei che la rete fosse appunto... che quelli che fanno i soldi con la rete disprezzano profondamente quella roba lì. E per loro l'ideale, il massimo del lusso, il massimo della... E avere come nelle nostre vecchie case borghesi, medio borghesi o piccolo borghesi, dall'Ottocento, una biblioteca. Perché? Perché c'è uno straordinario bisogno di idee e c'è poco da fare, le idee non si improvvisano. Le idee sono il prodotto di una riflessione, di una stratificazione, di una sedimentazione. E infatti i nostri paesi sono delle straordinarie idee che ancora vanno interrogate, perché ci possono dire davvero quello che sempre più, anche se a noi sembra il passato, invece corrisponde all'essenziale. Thank you.